stata una settimana un po' turbolenta per tante dichiarazioni, per tante situazioni, anche per la sconfitta, soprattutto per la sconfitta di domenica. L'unica cosa che possiamo fare è rispondere sul campo domani. Senti, io ti chiederei se confermi la stessa formazione delle ultime uscite, ma a questo punto mi pare che insomma sia arrivato uno stimolo forte perché tutto questo non avvenga in settimana. Non ho capito molto la logica della domanda, degli stimoli esterni, comunque ti rispondo che non ho deciso la formazione e domani vediamo. Cioè, nel momento in cui il presidente dice giocano sempre gli stessi, io ti chiedo se tu confermerai la formazione, però penso che un po' queste parole ti abbiano portato, ti portino comunque a fare delle riflessioni o no? Ma no, la formazione la scelgo per quello che vedo in settimana e per quello che ritengo più giusto per la squadra, a prescindere dalle volontà extra. Nelle ultime quattro partite, se non sbaglio, abbiamo avuto sette infortunati e non ho avuto tantissime possibilità di scelta nella formazione. Però, ripeto, le scelte le faccio sempre per il bene della squadra. Ma guarda, domani vediamo la risposta dei ragazzi, la risposta della squadra, la risposta nostra come gruppo di lavoro. Domani sarà il campo che dirà le nostre motivazioni. Abbiamo cercato di lavorare al meglio, come abbiamo sempre fatto, per cercare di non ripetere gli errori che sono stati fatti nel secondo tempo, perché non è questione di motivazioni o di atteggiamento, è proprio questione tecnica, nel senso che la squadra, nel momento che perde la propria aggressività, è una squadra che concede questa e non possiamo prescindere da quei principi di gioco. E quindi è un discorso tecnico, ci abbiamo lavorato in settimana e cerchiamo domani di non ricommettere gli stessi errori. Una squadra secondo me molto forte, allenata da un allenatore con tanta esperienza, che pratica un calcio molto offensivo, con un pressing molto alto e un calcio quasi, lo chiamerei spettacolo, perché sono molto intraprendenti e molto vogliosi nel far vedere un bel gioco. E quindi domani è una partita molto difficile per noi. Cercheremo di dare tutte le risposte sul campo, naturalmente.